vice ministro dello sviluppo economico a New York, venderemo la sede dell'ICE, l'ex casa di Jacqueline Kennedy vale 40 milioni di euro e ricavato al bilancio dello Stato, e questa è la strada che dovrebbero seguire tutti. Bentrovati al report e bentrovati ai nostri ospiti, a partire da Fabio Gnecco, Alessia Sicav, grazie per essere con noi, grazie. Buonasera. A Riccardo Ambrosetti, presidente di Ambrosetti Asset Management. Buonasera. Grazie a Giuseppe Corasaniti, docente di diritto tributario all'Università di Brescia, con il quale tra pochissimo entreremo nei meandri di questa rivoluzione copernicana in tema di fisco prospettata dal governo. Grazie. Intanto però si conferma a livelli record il debito pubblico italiano nel primo trimestre, 135% in rapporto al PIL, era 3 punti percentuali più in basso negli ultimi mesi del 2014, dice Eurostat. È l'aumento più deciso tra tutti i paesi dell'Unione Europea dopo il Belgio. Ma in questo scenario, come dicevamo, il governo tira dritto sul piano di riduzione del carico fiscale, lo ha ribadito anche oggi il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, dal convegno Confcommercio. Il calo delle tasse sarà permanente, finanziato con i tagli alla spesa. Il taglio delle tasse è efficace nella misura in cui è credibile da parte di chi beneficia di questi tagli di tasse, ed è credibile naturalmente se è permanente, e per essere permanente deve essere compensato innanzitutto da tagli di spesa. Le due cose vanno assieme: si possono tagliare le tasse senza coperture adeguate e permanenti. Questo porterebbe probabilmente in periodi di tempo non troppo lunghi a dover ritornare sui propri passi. Questo sarebbe un danno non solo economico ma anche reputazionale. Per questo la spending review non può essere un episodio, ma deve essere un processo continuo di miglioramento della spesa su due fronti, che vuol dire maggiore efficienza, servizi pubblici migliori a parità di spesa, e riallocazione delle risorse, che vuol dire politiche di spesa orientate a finalità coerenti con la politica economica di lungo periodo. Peraltro il ministro ha voluto anche rispondere a chi aveva detto che non fosse d'accordo, addirittura non fosse al corrente di questa decisione del governo. Sentite questo breve passaggio. Non mi piace mai rispondere alle provocazioni, soprattutto quando faccio questo mestiere, però siccome sono stato provocato da fuorché rispondo. Se non avessi condiviso prima dell'annuncio del Presidente del Consiglio le misure di cui mi adesso accingo a commentare, io probabilmente sarei qui, sicuramente oggi, ma con un altro mestiere. Il responsabile della spending review, Joram Gutgeld, ribadisce l'obiettivo dei tagli alla spesa da 4-5 miliardi per l'anno in corso, 10 miliardi nel 2016. Noi abbiamo iniziato già quest'anno con una riduzione di tasse sul lavoro di 18 miliardi e per i prossimi tre anni prevediamo altri 35 miliardi di riduzione di tasse, che hanno l'obiettivo principale di rendere le nostre imprese di chi vuole investire in Italia più competitive. Il taglio delle tasse è fatto con un insieme di riduzione di spesa permanenti, che è la parte più importante, più un margine di flessibilità che chiederemo all'Europa, come abbiamo già chiesto l'anno scorso, visto che stiamo facendo tutte le riforme importanti con grande determinazione e rapidità, crediamo che l'Europa ci concederà uno spazio di flessibilità un po' più ampio. Ecco, Corasaniti, allora, quali sono i punti di questa rivoluzione copernicana prospettata dal governo che, a quanto ne sappiamo oggi, la convincono di più e quali invece la convincono di meno? Il progetto è certamente molto ambizioso, perché si parte almeno per il 2016 dalla proposta di ridurre le tasse sulla casa, sugli immobili, di esentare a livello locale gli immobili della prima abitazione, di rivedere l'IMU, la TASI, la TARES, quindi di introdurre poi una local tax, di rivedere il catasto, perché poi è anche un punto importante dell'attuazione della delega, che peraltro non ha rispettato il termine di giugno, è stata rinviata.
stata proprio per le difficoltà. E poi un intervento negli anni successivi che riguarda le imprese, con una rivisitazione, una rimodulazione dell'aliquota dell'IRES, un intervento sull'IRAP, per poi arrivare alla fine, diciamo, della legislatura 2018, un intervento importante sull'IRPEF con una revisione probabilmente degli scaglioni e delle aliquote. Quindi complessivamente il progetto è ambizioso, poi le cifre ballano 45, 50 miliardi di euro. Certo, il tema, ora rimanendo nel 2016, sulla fiscalità immobiliare è un tema molto importante, perché siamo reduci da almeno 15 anni di intervento sulla fiscalità locale, dall'ICI all'IMU, all'abolizione dell'imposta sulla prima casa, al ripristino. Il peso della TASI, per esempio, sulla prima casa è di circa 4 miliardi e mezzo. Allora, il tema è come finanziare questo mancato gettito per gli enti locali e per i comuni. Si parla, almeno sentendo anche l'intervento del Ministro dell'Economia e del consulente economico di Palazzo Chigi, di un importante revisione della spesa, quindi non si dovrebbe accompagnare la riduzione della pressione fiscale da una rimodulazione di tributi come è successo in passato. Lei ritiene che i tempi siano davvero maturi per questo cambio, che sarebbe davvero epocale? Da tantissimi anni si dice tagliare le spese e poter ridurre la pressione fiscale, questo da un lato, immaginando però che poi tutto in qualche modo riesca ad andare in porto anche con un'Europa che evidentemente dovrà dimostrarsi ancora una volta condiscendente, quale intervento ritiene più incisivo proprio nella carne dell'economia italiana, quello sulla casa o in prospettiva quello sull'IRPEF più generale? Ma sulla casa a me ha stupito molto, perché in realtà l'intervento sulla prima casa è di 4 miliardi e mezzo, ma il problema forse è di rivitalizzare il settore dell'edilizia in generale, di rivitalizzare un settore importante per l'economia locale. Non dimentichiamo che già c'è un beneficio importante sulle ristrutturazioni edilizie, con un bonus fiscale di gran lunga superiore rispetto alle edizioni del passato, no? Quindi probabilmente l'intenzione è di vivacizzare l'economia immobiliare, che ha subito una crisi profonda negli ultimi anni, e probabilmente la pressione fiscale sulla casa aveva allontanato un po' gli investitori. Quindi il settore immobiliare può essere un fattore di traino della crescita dell'economia, perché è chiaro che la leva fiscale deve servire anche a sollevare l'economia, quindi una riduzione delle tasse sugli immobili, in realtà non soltanto sugli immobili residenziali, ma anche sugli immobili strumentali, per non parlare anche degli immobili rurali, quindi anche delle imprese agricole. Sicuramente questo potrebbe essere un buon volano. Va accompagnato però in un disegno complessivo. Non può essere soltanto il settore immobiliare, è importante anche intervenire sulle imprese, dare certezza alle imprese, soprattutto in termini di fiscalità, per attrarre gli investimenti. E poi occorrono anche degli interventi, come si suol dire, equitativi, no? Quindi anche lì sulla pressione fiscale del reddito delle persone fisiche sarà importante capire nell'ultimo step di questa riforma, se si realizzerà, quale sarà la revisione delle aliquote e soprattutto l'intervento che potrà riguardare le detrazioni e le deduzioni fiscali. Quindi, il tax expenditure, di cui c'è molto dibattito ovviamente, soprattutto certo. Adesso. Ovviamente si sta parlando molto di tagli e parte di questi tagli passeranno, è stata la promessa del governo, anche dai ministeri. Il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, in questi giorni a New York per presentare il piano speciale Moda USA, dice per esempio che verrà messa in vendita la sede dell'ICE nella Grande Mela, che peraltro era appartenuta a Jackie Kennedy, sentitelo. Qui a New York, l'Istituto del Commercio Estero ha una sede bellissima, era l'ex casa di Jacqueline Kennedy. Vale 40 milioni di euro e per me è immorale che stia in un posto che vale 40 milioni di euro, quindi io lo venderemo, compreremo un ufficio più piccolo, più giusto, che sia un open space, e la differenza verrà ridata al bilancio dello Stato. Ecco, questo è un esempio. Viene fatto, sono 40 milioni, certo non si arriva ancora a 10 miliardi. Il mercato che idea si sta facendo? No? Perché per esempio anche l'Unione Europea non sta ancora commentando, aspetta di vedere, certo, un po' le proposte concrete. È plausibile, è verosimile, e nel caso che effetto ci sarebbe?
anche diciamo, per gli operatori un po' più a largo raggio? Ma secondo me il mercato è abbastanza cauto in generale su questa tematica, perché sa quanta vischiosità ci sia e quanti interessi siano connessi a problematiche legate alla spesa pubblica e al disinnesco di un meccanismo che, se da un lato a livello aggregato ha creato così tanti danni per l'Italia, dall'altro ha consentito a tanta gente di vivere, sopravvivere e mantenersi molto bene. Quindi diciamo, secondo dal nostro punto di vista, l'attesa è di vedere fatti concreti. Condivide Ambrosetti cautela o si aspetta di vedere che in qualche modo ci sarà una certa razionalizzazione dei carichi fiscali, che comunque di per sé è una notizia positiva? Il problema a nostro giudizio è sempre sulla copertura, perché si parla tanto di questi sgravi, però se non erro noi dovremmo garantire per il 2016 un recupero di spesa intorno ai 16,7 miliardi di euro, pena l'incremento automatico dell'IVA del 2%, dall'altra parte già facciamo fatica a fare questo recupero, parrebbe, dall'altra parte dovremmo assicurare anche uno sgravio fiscale. Evidentemente pallino in mano ce li hanno i nostri governanti, immagino sappiamo bene che conti stiano facendo, però io sarei, come diceva il dottor Gnecco, prudente, vorrei vedere dall'effetto, diciamo, annuncio alla realizzazione quali passaggi tecnici per davvero riusciranno a organizzare. Quindi ancora i mercati ci vanno insomma con i piedi di piombo. Domani, peraltro, in tema di fisco scade il termine per la presentazione del 7.30 precompilato, l'esperimento dell'Agenzia delle Entrate che sembra non essere andato proprio secondo le previsioni. Questo intanto è il bilancio, un primo bilancio che ne fa il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossello Orlandi, oggi in audizione alla Camera. Ad oggi 16 milioni di contribuenti hanno trasmesso il 7.30 precompilato, direttamente o tramite intermediari. Allo stato attuale si attestano intorno a 8,4 milioni il numero di contribuenti in grado di gestire online in modo del tutto autonomo la propria dichiarazione precompilata e di gestire poi anche altri servizi col PIN, quindi questo è un successo importante, 8 milioni sono un numero alto. Nonostante le difficoltà dovute alla fase di avvio e alla necessità di spiegare e abituare i cittadini alle novità, sono pervenute anche numerose segnalazioni di soddisfazioni circa la semplicità d'uso della procedura web e in generale sulla dichiarazione. Corazzaniti, intanto le chiedo anche a lei come è andato, come sta andando questo esperimento del 7.30 precompilato. Ma è un esperimento importante che dà l'idea della modernizzazione della gestione fiscale degli adempimenti dichiarativi. Certo è partito in maniera un po' rallentata perché non si è tenuto conto per esempio delle detrazioni per spese mediche, che rappresenta una delle voci più importanti degli oneri detraibili. Quindi io mi auguro che l'anno prossimo la compilazione, diciamo la dichiarazione precompilata, davvero soddisfi questa esigenza, perché quest'anno è stata una dichiarazione un po' più complicata del solito, perché i professionisti, i commercialisti hanno dovuto integrare le informazioni contenute nelle dichiarazioni che non recepivano tutta una serie di informazioni importanti, dagli interessi passivi sui mutui al tema delle spese mediche, e quindi se si vuole davvero semplificare l'adempimento dichiarativo occorre che l'Agenzia delle Entrate comunichi questi dati al contribuente in maniera preventiva. Ecco, il 7.30 precompilato in realtà sarebbe uno dei tasselli, diciamo, di un'operazione più ampia, non c'è dubbio, di un fisco che vorrebbe tornare ad essere se non proprio amico del contribuente, semmai non più nemico. In realtà è una situazione complicata e non poco anche dalla situazione, dall'impasse burocratica all'Agenzia delle Entrate. Insomma, che valutazione dà dello stato dell'arte? Guardi, l'impressione che ho è che l'agenzia deve prontamente intervenire, perché si rischia di tornare indietro di almeno 20 anni. Gli 800 dirigenti decaduti dell'agenzia stanno fortemente penalizzando, a mio avviso, l'attività di grande contrasto all'evasione che c'è stata in questi ultimi anni, e la mancata assunzione di responsabilità di molti dirigenti sta inducendo i funzionari a svolgere l'attività di routine senza quella determinazione, senza incidere significativamente. Questo sarebbe un grosso peccato. So che stanno intervenendo con una soluzione ponte per gestire la
fase prima del concorso a tutti gli effetti, perché sappiamo che la Corte Costituzionale ha bocciato, certo, queste nomine, diciamo, ad persona, ma ancorché autorizzate da alcune leggi. Ma la macchina amministrativa è fondamentale, non si può parlare di riforma fiscale se non vi è un efficiente. Il rischio è serio, dice, comunque. Il rischio ad oggi è serio anche perché siamo nel mezzo delle procedure di emersione dei capitali e non sono ancora state processate le 2000 domande che sono state inviate. Vuol dire che l'agenzia sta veramente incontrando grosse difficoltà operative. Visto che il termine è anche il 30 settembre, mi auguro che in questi termini così stringenti si possa risolvere questo problema. Lo auguro veramente di cuore, perché i professionisti svolgono la loro parte di assistenza al contribuente, ma anche l'agenzia deve essere dotata di competenze che fino ad oggi sono state davvero significative. Grazie per essere stato con noi, Giuseppe Corassaniti, diritto tributario all'Università di Brescia. Le prossime occasioni ci saranno di sicuro, professore, per riparlarne. Intanto torniamo sui dati dell'economia italiana, ancora in chiaroscuro quelli dell'industria. A maggio il fatturato sale dell'1,2% su aprile, ma calano gli ordini, dati che stridono invece con l'ottimo dato di qualche settimana fa sulla produzione industriale, sempre per maggio. Tra i settori, quello della meccanica è leggera ripresa, 1%, piccoli segnali, dice il presidente di Federmeccanica, Fabio Storchi. Alla fine di maggio avevamo un più 1,1% rispetto all'anno precedente, pari periodo dell'anno precedente come prodotto. Significa che c'è una ripresa, purtroppo una ripresa ancora a macchia di leopardo. Siamo fiduciosi che l'ultimo trimestre darà sicuramente segnali più positivi. D'altronde un po' tutti gli indicatori anche internazionali ci parlano di un incremento del PIL per l'anno in corso dello 0,7-0,8% e di 1,4-1,5% per il 2016. Sono numeri piccoli, sono troppo piccoli ancora per recuperare tutto quanto abbiamo perduto negli ultimi 7 anni, ma hanno il segno più davanti. E questo significa che è un'inversione di tendenza e noi dobbiamo appoggiare con grande convinzione, determinazione e convinzione questi numeri positivi, seppur piccoli. Ancora ore di attesa in Grecia, il Parlamento è chiamato a varare il secondo pacchetto di riforme chieste dai creditori internazionali, tra le misure la riforma della giustizia civile e soprattutto, anche direi in questo contesto, il recepimento della normativa europea sui salvataggi bancari, il cosiddetto bail-in. Sarebbero stati però già espunti i provvedimenti che più di tutti avrebbero potuto creare problemi alla nuova maggioranza del Premier Tsipras, con il commissario europeo Pierre Moscovici, che intanto assicura che l'accordo sul terzo piano di aiuti per la Grecia arriverà entro la metà di agosto. E intanto la Banca Centrale Europea estende di altri 900 milioni la liquidità di emergenza per le banche greche, supera così 90 miliardi di euro a disposizione degli istituti. Ci colleghiamo subito con Atene, con Chiara Proietti. Ciao Chiara, ben ritrovata. Allora, aggiornaci sullo stato, proprio sulla cronaca politica di questi minuti. Sì, buonasera Massimo a voi. Io in questo momento mi trovo davanti a Piazza Sintagma, dove il Parlamento si riunisce per votare il secondo piano di misure, voto che è previsto per la mezzanotte di oggi. Intanto qui ad Atene è ritornata l'allerta, perché proprio in questo momento stanno sfilando davanti al Parlamento in corteo i manifestanti del sindacato del settore pubblico, che ha indetto per oggi una manifestazione per ribadire il suo no alle nuove misure di austerità. La piazza è ritornata a essere monitorata dalla polizia, tutti i bar sono stati chiusi qui a Piazza Sintagma, misure di precauzione per evitare che possano ripetersi gli scontri che sono avvenuti mercoledì scorso, quando si è votato il primo piano di aiuti. Chiara, ma si ha la sensazione che tutto possa essere rimesso in discussione nel caso che clamorosamente non venissero votati alcuni provvedimenti? Il problema qui continua a essere il partito di Alexis Tsipras, tant'è che la Presidente del Parlamento di Siriza ha già ribadito che voterà di nuovo no a questo secondo piano di austerità. In teoria oggi il piano dovrebbe comunque passare, perché è stato anche alleggerito rispetto all'inizio, non c'è la riforma del prepensionamento né la tassazione agli agricoltori. Lo scoglio poi più grave dovrebbe arrivare per Alexis Tsipras ad agosto, per cui in teoria oggi dovrebbe passare, però qui Atene è ritornata l'allerta.
Grazie, allora Chiara, torneremo a collegarci con te, grazie come sempre per le tue corrispondenze. Chiara Proietti da Atene, venendo al mercato, Ambrosetti sembra essersi comunque già messa alle spalle la vicenda greca, viene in mente che fino a 10 giorni fa non si parlava d'altro e adesso invece già sembra che non sia successo nulla o comunque sia già tutto alle spalle. Le chiedo quanta, diciamo, confidenza, quanta fiducia c'è da parte del mercato che la situazione si sia ormai incanalata verso, diciamo, la soluzione istituzionale che è stata trovata? Ma noi crediamo che il mercato non abbia questa grande fiducia sul fatto che i greci abbiano preso degli impegni che tanto quanto li hanno presi li porteranno avanti. Io su questo credo che ci siano pochi che ci stanno scommettendo a favore. Il mercato però è consapevole che questo fatto che stiamo commentando sull'indisciplina economico-finanziaria della Grecia sia da contestualizzare in uno scenario di fondo che è straordinariamente positivo per la parte di investimenti detti a rischio, parliamo per semplificare gli investimenti azionari. Quindi è comprensibile che in certe situazioni, diciamo, degli shock da Grecia possono provocare, come abbiamo visto, diceva giustamente lei, negli ultimi giorni, fino a 4-5 giorni fa, dei ribassi anche corposi, che però vanno qualificati come temporali, temporanei, in uno scenario che peraltro, se è un'estate, poi voglio dire torna una bella stagione. Quindi tassi bassi, un percorso oramai condizionato che deve esserci crescita, non si sa di quanto, non si sa in che tempi, magari non sono ancora chiari i modi, ma quello sarà. Sono condizioni che su un mercato come quello europeo non possono altro che portare a una ripresa delle quotazioni azionarie anche di maggior spessore rispetto a quella che già abbiamo visto. Quindi, considerando che tutto questo fatto Grecia è comunque un problema circoscritto all'area euro, quindi non stiamo pensando di parlare di un problema globale. Se poi parliamo di scenario globale si complica male. Lo facciamo tra pochissimo, intanto però voglio sapere, Gnecco, siccome in molti analisti, operatori di mercato alla stipula dell'accordo hanno detto vedrete la questione si ripresenterà tra qualche mese. Sì. È ancora di questo avviso? È di questo avviso in generale? Fondamentalmente i numeri ci dicono che la situazione del debito greco non è una situazione risolvibile se non attraverso un taglio molto importante proprio del nozionale di riferimento, quindi diciamo con un haircut consistente del debito preesistente. Quindi questo è la matematica che ce lo dice, perché se tu hai il 200% del rapporto debito-PIL vuol dire che tu devi pagare una quota di interessi tale per cui probabilmente per poter ridurre questo livello di debito devi avere un avanzo primario e una crescita che va ben oltre il 10%. Credo che non ci sia in natura oggi nessun paese al mondo. Quindi si dovrà passare da, insomma, perfetto. Una volta essendo ciò detto, si salvataggio. Sta da un lato comperando tempo. Questo tempo è stato utile essenzialmente al sistema bancario per passare gli stress test, per riuscire a rinvigorirsi attraverso operazioni anche di concentrazione, di fusione, anche di pulizia del bilancio stesso. Quindi nel momento in cui si verificherà questo fatto, non so dire né i tempi né i modi, essenzialmente l'impatto sul sistema bancario sarà molto molto meno rilevante. Questo è il quanto. Per il resto concordo con Riccardo relativamente allo scenario di base, che è uno scenario estremamente benigno da un punto di vista economico, con una crescita, con una ripresa moderata, con livelli di tasso di interesse praticamente a zero. Tutto questo non può far altro che favorire il contesto, dunque, esattamente. Coinvolgo su questo anche Luca Mannucci, responsabile delle strategie di investimento di MPS Capital Services. Ben trovato Mannucci. Buonasera. Le chiedo se anche lei è d'accordo, cioè la chiave di volta sarà tra, sembra, un mese, la definizione poi di quanto verrà tagliato il debito greco, perché ormai le formule ovviamente sono molto diverse a seconda delle sensibilità politiche, dalla Germania al Fondo Monetario, ma ormai sembra che ci incamminiamo verso questo percorso. Diciamo subito che ahimè il percorso è un percorso ancora lungo e tortuoso, per cui anche se stasera, come tutti ci auguriamo, verrà approvato, deliberato al Parlamento greco quello che è la seconda tranche del piano di riforme, ancora molto è da fare. Infatti dovranno a inizio agosto partiranno, diciamo, negoziati per parlare del piano di salvataggio.
che se si concluderanno in maniera positiva dovranno essere approvati ancora una volta dal Parlamento greco, dai singoli parlamenti nazionali, e tutto questo entro e non oltre la scadenza del 20 agosto. Detto ciò, anche se si arrivasse, come dire, ad una conclusione positiva sul piano di salvataggio, c'è sempre il rebus relativo alle elezioni. Infatti sembra difficile che l'attuale governo Tsipras si prenda in carico di portare avanti in toto delle riforme e delle azioni in definitiva che sono l'esatto contrario di quello che si erano in qualche modo spesi nelle elezioni precedenti. Certo è che al di là del piano di salvataggio, che dà respiro sicuramente alla Grecia e che, ripeto, ci auguriamo tutti che venga approvato nel più presto tempo possibile, è altresì vero che è necessario andare avanti in quello che è un'ulteriore ristrutturazione del debito greco, che così com'è non è disponibile, certo, non è sostenibile. Sopportabile e sostenibile. Ecco, Mannucci, si diceva prima, in un contesto Grecia a parte, in cui comunque la ripresa sembra consolidarsi a livello globale, certo a varie velocità, in cui comunque la liquidità, in attesa di capire come e quando si muoverà la Fed, rimane comunque ampia sui mercati, due dinamiche sembrano un po' essere controintuitive, quindi le chiedo se ci aiuta a capire cosa sta succedendo. Una è quella dell'euro, cioè un euro che si indebolisce quando la tensione sulla Grecia cala, per intendersi, l'altra è poi le materie prime, oggi un altro arretramento soprattutto dell'oro, ai minimi da 5 anni, poi ci sono altre materie prime che sono su minimi ancora più evidenti. Come spiegare queste due dinamiche in pochi secondi? Dunque, per quanto riguarda l'euro-dollaro, noi lo ricolleghiamo al fatto che, soprattutto da inizio anno, il flusso di acquisto dell'azionario Europa è stato fatto da investitori istituzionali stranieri e hedge fund, soprattutto coprendo il rischio cambio. Quindi, in particolar modo, gli hedge fund, che evidentemente fanno operazioni a leva, cosa hanno fatto? Hanno investito in Europa, investono in Europa coprendosi dal cambio. Questo evidentemente cosa comporta? Comporta che quando i mercati azionari europei vengono acquistati, il cambio, il dollaro tende ad apprezzarsi e l'euro viceversa a deprezzarsi, viceversa quando evidentemente i mercati, ci sono dei effetti e benefici sui mercati azionari europei, tende ad apprezzarsi, contrariamente, come diceva lei, all'intuito, che tende ad apprezzarsi l'euro. Questa è la motivazione. Materie prime invece? Per quanto riguarda le materie prime, dunque, per tutte le materie prime, diciamo, tranne il petrolio, il tutto è da ricollegarsi, in particolar modo per l'oro, al tema Cina. In particolar modo, per quanto riguarda il discorso dell'oro, non solo, diciamo, la brutta sorpresa riguardo a quelle che sono le riserve cinesi, sulle quali è stato alzato il velo dopo 6 anni, le riserve cinesi sono sì aumentate del 57%, ma sono molto inferiori a quanto ci si aspettasse. Consideriamo che il controvalore è intorno a 59 miliardi di dollari e paesi come la Francia e l'Italia ne hanno un ammontare ben superiore, intorno agli 86-87 miliardi di dollari. D'altro canto, la Cina, che sta sperimentando un rallentamento della propria economia, non sta più aumentando le scorte e acquistando materie prime come faceva prima. Sul discorso petrolio è un discorso a sé stante, produzione che non accenna a diminuire sullo shale oil, scorte che proprio un'ora fa erano attese in ribasso, invece sono aumentate ulteriormente, sono ai massimi degli ultimi 80 anni delle prospettive per i prossimi mesi che sono di un eccesso di offerte e quindi chiaro, delle quotazioni che verosimilmente rimarranno sotto pressione. Grazie per essere stato con noi, Luca Mannucci, responsabile delle strategie di investimento di MPS Capital Services. Alla prossima, Mannucci, grazie. Grazie a voi. Ecco, questi due andamenti però sono davvero interessanti, cioè capire anche se sono o meno una buona notizia, cioè materie prime che scendono così tanto
sono un bene o un male per l'economia? Dipende dal lato, da chi compra o da chi vende, essenzialmente. Ma allora, sul discorso delle materie prime, appunto, io distinguerei un attimo il petrolio dai metalli preziosi, eccetera. Sul discorso dell'oro, ha già detto prima il collega, essenzialmente c'è una tematica anche legata alla Cina, che ha indubbiamente inciso. Teniamo anche conto che l'oro è prezzato in dollari, quindi certo, aumentando il livello del dollaro, la prospettiva di rafforzamento del dollaro, quindi è evidente che in termini poi di euro, essenzialmente, ad un aumento del valore del dollaro, se non diminuisce il prezzo dell'oro, in realtà l'oro aumenta, no? Per quanto riguarda tutto quello che non è dollar based. Quindi diciamo che questa è la tematica. Sul petrolio c'è chiaramente una situazione di convergenza, di aumento di offerta. Pensiamo anche all'accordo, appunto, sull'Iran, certo, e quindi a un eccesso di offerta. Pensiamo anche a una politica dell'OPEC che è quella di mantenere le quote e quindi di continuare a pompare. Pensiamo anche a una forma di razionalizzazione dei consumi che negli Stati Uniti, grazie al governo Obama, è in corso. Se andiamo ad analizzare l'andamento del GDP statunitense e l'andamento dei consumi, vediamo che negli ultimi anni questo è divergente, cioè dire cresce l'economia e diminuisce il consumo. Quindi più offerta che domanda di energia. Ambrosetti, se riesce a condensare in pochi secondi, è una buona notizia, cioè il contesto che diventa ancora più favorevole per i mercati, gli investimenti, questo delle materie prime? Oppure è un quadro, insomma, che va letto un po' in controluce? Diciamo che secondo me, soprattutto riferendosi all'oro, e posso solo fare un breve accenno, ma anche altri beni rifugio, pensiamo all'andamento del franco svizzero, e questo lo diciamo anche durante il momento di crisi che commentavamo prima di alcune giornate fa, vedere che non si compra oro, addirittura si vende, non si comprano franchi svizzeri, direi che è la conferma di uno scenario che sotto sotto è uno scenario positivo per i mercati azionari. Quindi salvo shock di breve termine, che sono grandi opportunità d'acquisto, si diceva prima, ma l'abbiamo visto, perché ci ha messo 6 giorni a perdere il 7% l'Eurostox e in 3 giorni l'ha recuperato, quindi questo è un po' lo scenario. Quindi è una buona notizia per gli investitori, sul ciclo economico relativamente a seconda delle aree. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi ripartiamo dalle trimestrali di Wall Street, soprattutto quelle dell'high tech, soprattutto quella di Apple. Risultati record evidentemente non basta, a tra poco. Bentornati al report. Apple macina record ma tradisce le previsioni degli analisti. Microsoft registra la perdita trimestrale più ingente di sempre. Anche Yahoo chiude in rosso. Insomma, una volta tanto a Wall Street a pesare è l'high tech in questa tornata dei trimestrali. Ce la facciamo raccontare da Silvia Berzoni da New York. Ben trovata, Silvia. Sul mercato, in primis Apple, certamente una società che fa miliardi, che vede crescita impressionante in tutte le linee di prodotto, in tutti i singoli business, eppure non basta. Non basta Wall Street, perché questa volta il neo sono le attese di crescita per quest'anno, al 2015, tra i 49 e i 51 miliardi per Cupertino. Gli analisti chiedevano di più, oltre i 51 miliardi, eppure sicuramente davvero i numeri fanno impressione. La crescita degli utili, che hanno sfondato i 10 miliardi del 38%, la crescita dei ricavi, ancora una crescita a doppia cifra soprattutto dalla Cina, che rappresenta un'area di maggior preoccupazione, soprattutto visto come si sta comportando la domanda e come si sta comportando il mercato. Per dare un'idea, Massimo, fino ad adesso il titolo Apple sta perdendo circa 5 punti percentuali, il che significa 40 miliardi di dollari all'incirca la capitalizzazione di mercato di BMW. E questo dà una sensazione di come Apple, non solo gli altri titoli che menzionavi, Yahoo, Microsoft, possano incidere e dare una direzione sul listino. Vi faccio sentire però prima cosa dicono gli analisti. Apple a questi livelli scambia circa 10 volte gli utili attesi e per quasi tutte le case d'affari è un ottimo entry point, ovvero un'occasione d'acquisto. I think
In termini assoluti Apple è ancora un'opportunità, ma resta il fatto che sarà difficile battere i risultati di vendita degli iPhone 6 d'ora in poi, dato che i risultati finora si sono basati sul fatto che si parlava di nuovi modelli. Credo che il focus nei prossimi tempi sarà la riduzione del prezzo dell'iPhone 6 e dell'iPhone 6 Plus, cavalcando l'onda che poi porterà al lancio dei nuovi prodotti in autunno, prodotti che fra l'altro probabilmente avranno risultati peggiori rispetto a quelli delle vecchie generazioni. L'Apple Watch è una grossa opportunità, ma per il futuro, soprattutto quando arriveranno versioni più avanzate. Nel breve termine tutto si basa sull'iPhone 6. Continuare con un trend di vendite al rialzo è una vera sfida, e questa difficoltà mi fa pensare che il titolo Apple potrebbe perdere un po' di terreno in questa fase di transizione. Massimo, questo è l'unico analista che oggi ha abbassato la raccomandazione su Apple, gli altri invece rimangono ottimisti, come ad esempio Steve Milunovic di UBS, che segue da moltissimo tempo il titolo. Lui ha un target price, un prezzo obiettivo di $150. Menzionavi anche le altre società della tecnologia, per esempio Microsoft, una perdita del genere non si era mai vista nella storia, di oltre 3 miliardi di dollari. Pesa però soprattutto sia la svalutazione di 7 miliardi e mezzo su Nokia, sia alcuni costi di ristrutturazione, anche i ricavi scendono, Yahoo, visto che aumenta il costo per click. Quindi certamente per molti è una tecnologia a sconto che varrebbe appunto l'acquisto in un'ottica di lungo periodo. Microsoft Nokia rischia di passare alla storia come una delle più complicate. Al volo, Silvia, se hai qualche invece aggiornamento sulle trimestrali di oggi in generale, e poi ci salutiamo. Sicuramente stanno battendo tutte le attese nei termini di utile, ma stanno invece lasciando sul terreno qualcosina sul fronte dei ricavi. Quindi questo sicuramente, come oggi ha menzionato in conference call, pardon, ieri il CFO di Apple, Luca Maestri, la colpa è dovuta principalmente al rafforzamento del dollaro, e quella sarà sicuramente una variabile chiave da qui alla fine. Adesso sicuramente aspettiamo le altre grandi del tech, dopo che quasi tutte le banche invece hanno chiuso e svelato diciamo i conti del secondo trimestre, hanno battuto le attese. Quindi per ora gli istituti finanziari battono più degli altri settori. Grazie a Silvia Berzoni, come sempre, da New York. La domanda è quella: si può comprare adesso il tech americano? Si può comprare Apple dopo queste discese delle ultime ore? Niecco. Diciamo, in un'ottica di trading mi preferirei non esprimere valutazioni. Farei un'analisi un pochino più generale su quello che è l'andamento della tecnologia. Vediamo che ci sono dei campioni che continuano a performare molto bene e sempre con crescite di profittabilità e di revenues, magari con dati un pochino più prudenti per quanto riguarda le guidance, quindi diciamo le previsioni per il futuro. Vediamo anche che in questo contesto chi non riesce a stare all'avanguardia perde drammaticamente terreno. L'esempio di Nokia, che è stato fatto in precedenza, è secondo me molto esemplificativo di che cosa significa investire in tecnologia. Nokia, sino a pochi anni fa, era il produttore dei telefonini. Oggi praticamente è scomparso dalla faccia del mercato, ed essenzialmente buona parte poi delle perdite di Microsoft sono imputabili esattamente. Quindi, alla performance del telefonino. Tutto questo per dire che mediamente il settore continua a esprimere del valore negli Stati Uniti e in generale a livello globale. Nell'ambito di quello l'attività di stock picking è abbastanza, secondo me, difficoltosa, proprio perché gli scenari e i driver cambiano molto rapidamente. Vale la pena, Ambrosetti, secondo lei, comunque continuare a buttarsi su un settore che innova per, diciamo, costretto a macinare record per poter stare Purtroppo il settore mercato. Quello è, concordo con quello che diceva Fabio, cioè bisogna andare a caccia dei leader. Quindi il dubbio che si può porre è: Apple domani sarà leader come oggi del suo settore di riferimento? Io credo che in questi 3 anni il management di Apple abbia dimostrato che è in grado di rinnovare continuamente l'offerta, di essere molto presente su certe tematiche, quindi oramai ha cancellato il dubbio che si era posto quando è scomparso, diciamo, il fondatore di Apple. Noi confidiamo molto nella reiterazione, diciamo, di questa capacità,
che dal punto di vista proprio di valutazione di rischio rendimento atteso, noi crediamo che l'ideale sarebbe di poter assistere nelle prossime 4-6 settimane un'ulteriore discesa compresa fra il 5 e il 10% dei valori attuali di Apple. A quel punto, per i nostri modelli che così lavorano, avremo delle alte probabilità di fare degli acquisti a basso rischio e con un profilo di rendimento atteso significativo. 5-10% ancora, detto. Sarebbe ideale. Grazie per essere stati con noi, Riccardo Ambrosetti, presidente di Ambrosetti Asset Management Sim. Grazie a Fabio Necchio, partner di Alessia Sicav. A tutti, a voi. L'invito per le prossime occasioni. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto Banca, ferma restando l'intenzione di procedere a una possibile integrazione con un altro istituto bancario, ha ritenuto opportuno.